Svem è una società che è una cenerentola in questo senso, quindi ha dovuto trascorrere il suo primo anno ad organizzarsi e a fare tutta una serie di iniziative propedeutiche alla partenza della programmazione europea. Nelle ultime ore dello scorso anno la programmazione europea ha avuto il via libero dalla Commissione, ora noi dobbiamo lavorare per mettere a bando le risorse a sostegno delle nostre imprese, del nostro territorio e degli enti locali. Svem dovrà avere la prova del 9, quindi in sostanza dovrà andare a dare quel contributo, quel supporto per cui è stata creata e per cui è stata trasformata da Svim a Svem. E speriamo che entro poche settimane i primi bandi possano essere pubblicati e si possa subito partire verso questa grandissima opportunità. La possibilità, la capacità di spendere bene e nel tempo congruo le risorse che ci vengono date dalla programmazione europea significa restituire quella competitività necessaria a un territorio per compiere le proprie sfide, l'innovazione, la digitalizzazione, l'internazionalizzazione, a sostegno appunto di un sistema che sta soffrendo, che è in transizione e che noi vorremmo provare a far uscire dalla transizione.